giocatori in form del Team of the Week, ce ne sono parecchi che dobbiamo vedere. Ci sono Icardi e Koulibaly che sono usciti questa settimana nella squadra della settimana. Ci sono Pjanic che forse non abbiamo visto settimana scorsa, se non sbaglio. Ce ne sono tanti altri, quindi piano piano inizieremo a vederli tutti. Speriamo di trovare avversari, perché sapete che su questo FIFA c'è un po' di problemi di matchmaking che non hanno ancora sistemato dopo 3 mesi dal lancio. Anzi, sono problemi strani, tra l'altro, perché li ho solo in redazione. A casa va abbastanza bene, però ho letto anche di molta gente che ha questi problemi. Non so da cosa possa dipendere, perché non è il NAT, perché il NAT è aperto, però ogni tanto ci sono questi problemi. Salutiamo Polva88, salutiamo The Only Max, Wigigi, la chat adesso si inizierà ad animare. È uscita la patch di FIFA, è uscito l'aggiornamento, quindi oggi vediamo che cosa è cambiato nel concreto, perché loro hanno rilasciato tutta una lista che poi bisogna vedere quanto è veramente cambiata. Quello che sicuramente hanno fatto è stato cambiare l'arbitraggio, perché adesso l'arbitraggio è molto diverso rispetto a prima. Non è più così facile prendere rigore ad ogni azione, però qualche rigore lo continua a dare. Più che altro non mi convince tanto la cosa che hanno detto della stamina, che è più, dovrebbe essere più veloce stancarsi, ma non so quanto possa essere vero. Adesso qua c'è la cosa ridicola del gioco, è che si crasha quando interrompete la ricerca delle partite del matchmaking. Il live sì, è abbastanza improvvisato, stiamo facendo dei test giusto per trovare l'orario, anche perché magari l'anno prossimo potremmo andare a coprire, c'è l'idea di coprire anche la fascia tra le 2 e le 5, quando poi alle 5 vi ricordo c'è il Q&A, perché per ora abbiamo coperto la sera, perché alla sera dalle 9 in poi di solito c'è quasi tutte le sere un live, e adesso magari andremo a ritroso, andiamo verso il pomeriggio. Gabbiadini ci un sacco di soddisfazioni, ammetto di non averlo provato, mi tentava più da provarlo come punta e non come trequartista, però se dici che come trequartista rende può essere interessante, può essere interessante. Salutiamo Fert Dragon, che è di là ed è ben oltre questa parete, quindi è lontanissimo da noi. Salutiamo NicoNick98. Adesso ho dovuto riavviare perché davvero il matchmaking di questo FIFA sotto alcune connessioni ha seri seri problemi. Non so da cosa dipendano più che altro. Ecco, una cosa che hanno cambiato secondo me con l'aggiornamento è stato il reparto difensivo, perché qualcosa hanno fatto. Non hanno detto cosa, perché non è segnato, ma secondo me qualche piccola modifica l'hanno fatta. Soprattutto i terzini spingono di più, secondo me. Ah, tra l'altro vi volevo segnalare che oggi c'è un Man of the Match nei pacchetti ed è Luis Suarez, che ha la bellezza, se non sbaglio, di 94. Sì, 94. E al momento vale sui 2 milioni e deve essere una roba mostruosa. No, è su tutte le versioni che crasha la ricerca. E la cosa scandalosa è che il gioco è uscito fine settembre, non l'hanno ancora risolto, più che altro perché negli altri FIFA funzionava alla perfezione, è sempre stato uno dei punti di forza la velocità con cui trovava partite. Oh, adesso sembra che l'ha trovata. Oggi tra l'altro è uscito un video in cui ho incontrato una squadra che mi ha fatto incazzare ieri sera, proprio dopo quella partita ho spento, perché per pareggiarlo ho fatto una fatica assurda, da quello continuava a fare melina, proteggere il pallone, dopo lo vedrete sicuramente, si nota perché è proprio odioso. Intanto giochiamo contro una classica Bundesliga 4-3-2-1, io sto usando un 4-3-1-2 ibrido, non proprio tanto, però un minimo ibrido tra una Serie A e più che altro De Bruyne e Aguero, perché sono gli unici due che ho inserito, che sono abbastanza facili da mettere perché a parte che si danno una linea verde tra di loro, poi basta mettere Nainggolan per legare De Bruyne e uno degli attaccanti argentini della Serie A, che possono essere in questo caso Icardi, if, perché volevo provarlo. Intercettano bene il pallone e provano a ripartire. Stavamo facendo un danno.
però potrebbe essere tranquillamente un Dybala, un Higuain. Non siete obbligati ovviamente a mettere Icardi. Icardi forse insieme a Higuain è quello che si completa meglio. Con Dybala rischiate di avere due giocatori, non dico uguali perché sono leggermente diversi, però abbastanza simili. Con Icardi e Higuain avete un attacco più completo. Recupera bene il pallone. Cerca la porta. Poi centrocampo abbiamo Pjanic. Ecco, il centrocampo di questa squadra è molto particolare perché è abbastanza offensivo, se ci pensate. Non abbiamo, perché il mediano davanti alla difesa lo fa Ningolan, che ok, ha degli ottimi valori difensivi, ma non è un mediano classico come può essere un Khedira, che sbagliano un sacco di passaggi. Ecco, i passaggi dovrebbero averli corretti. Dovrebbe essere più difficile fare passaggi. Tanto la gira bene. Non so chi era quello, ma mi ha salvato il risultato perché la mia difesa era andata a farfalle. Proviamo con De Bruyne. Occhio all'attacco dell'avversario. Royce. Buono il tackle. De Bruyne, che è il giocatore che ho trovato di più quest'anno su FIFA, perché l'ho trovato già 4 volte nei pacchetti. Ottimo il tiki-taka qui. Ovviamente la versione base, questa poi è la versione second inform, che reputo tra le carte disponibili. Ecco, ho sbagliato. Palla che esce, sarà palo laterale. Reputo essere, se non il miglior trequartista, nella mia top 3 sicuramente, perché vabbè, c'è James Rodriguez che però non è ancora uscito in una versione inform, quindi tra gli inform sicuramente De Bruyne ha qualcosa in più ed è molto più completo di altri giocatori che sono comunque forti, perché trequartisti di Premier ce ne sono tanti, c'è Bolasie If, che è un trequartista secondo me molto atipico, perché a parte che nasce come esterno è un po' come Ronaldo, è un giocatore molto fisico, che è più un falso 9, potreste schierarlo quasi punta unica Bolasie, piuttosto che un trequartista classico. De Bruyne è un trequartista più classico. Come trequartista classico è Özil, che potrebbe uscire domani nel Team of the Week. E ricordiamo che il Team of the Week di domani è quello di Natale, e mi aspetto tanti big, perché il Team of the Week di Natale di solito ha sempre tanti big. Özil ha il problema che ha due stelle piede debole, che secondo me per un trequartista sono un po' troppe. E il gol di Pjanic su punizione, anzi di testa dopo la punizione, sugli sviluppi della punizione. Non è proprio la sua specialità, però questo Pjanic che ho trovato in un pacchetto, dopo che l'avevo comprato, poi il giorno dopo l'avevo trovato nel pacchetto. Mi piace tanto come giocatore, più che altro aspetto una sua versione upgrade, perché potrebbe essere fenomenale. In questo momento sto ottenendo tanti upgrade, cioè tanti giocatori che potrebbero ricevere un upgrade. Ad esempio ho Insigne, ho Higuain, ho Aubameyang. Cioè tutti i giocatori che volendo potrebbero ricevere un upgrade, senza escludendo i vari Lewandowski, Suarez, Neymar, che vabbè costano di più, e bisogna vedere, secondo me non li faranno tutti. Adesso ho inizio a avere dubbi soprattutto su Suarez, perché ha già 4 versioni in forma e vorrebbe dire avere 95 questa versione Man of the Match che è uscita oggi, semplicemente aumentandolo di 1, perché scalerebbero tutte di 1, quindi questa avrebbe 95. E poi, come discutevo oggi su Facebook, non sappiamo la versione di Team of the Season, potrebbe avere addirittura 99, cioè già adesso dovrebbe avere 99 se applicano gli standard degli anni scorsi, perché di solito facevano più 5 rispetto all'ultima versione, per i TOTS facevano più 5 rispetto all'ultima versione in forma uscita, quindi se aveva 91 con l'ultima versione aveva 96 la versione di Team of the Season.
A sto punto Suarez è già in zona 99, però sono in zona 99 già Messi, perché credo che la team of the year al 99 sia piazzata con precisione Ronaldo. assoluta. La palla può fare davvero tutto quello che vuole. Mourinho potrebbe Aumentare il avere un'app, vantaggio sì, Mourinho portandosi e sotto Miranda, di 0. forse più Mourinho di Miranda, anche se Miranda sta facendo una stagione fenomenale, però c'è il fatto che Miranda è già bello forte, cioè c'ha già 84, non so se vogliono dargli Passaggio che non era 85 la certo versione base, per i anche se precisi. potrebbe Questo ha agevolato il meritarselo, e suo volendo. intervento. Arbitro che concede il vantaggio. Sì, Tanto scelta abbiamo giusta. Pjanic Siamo doppietta per scattati. lui e senza specialità della casa che sono i calci di punizione. Bella la Qua verticalizzazione. buco. Aubameyang. Ecco, Aubameyang Bravo a non intercettare è che questo mi pallone, non era convinca tanto facile. come attaccante. Più che altro non mi Pjanic. piace molto il controllo di palla di Aubameyang. Mi convince poco. Rigore Rigore, nettissimo. sembra indiscutibile. Calcio di Sì, rigore, Valbuena e nuovo la casetta li avevo intervenire. provati Giallo, molto giallo. forte. Punizione Valbuena è un ottimo sicura. trequartista e costa Vediamo poco, ora quindi se ritorniamo al discorso levano il calcio del di rigore. basso prezzo rispetto a un De Bruyne che Prontissimo, costa comunque Federico. 50k la versione base. Valbuena Ora fanno conducono per 3 minuti a l'intesa 0. perfetta. C'è la battuta di Nicolas che anche Benzema e Valbuena fanno intesa perfetta dopo lo Palla scandalo. Tra l'altro riconquistata con Benzema un'ottima chiusura. non giocherà Icardi. l'Europeo, sentendo quello che dicono, quindi rinunciano a un attaccante comunque probabilmente il miglior attaccante francese perché Martial è ancora giovane. Si appresta E la palla questo perdono, più che altro calciatore. io la Francia la vedo se non favorita tra le favorite, Parata perché la squadra ce l'ha la straordinaria, Francia, c'ha Donadon. tanti giovani interessanti, certo senza Benzema. C'è pressione su di lui. Ribéry, vabbè, non è. Ribéry tra l'altro mi pare che Arbitro abbia lasciato la rallenta. nazionale. Però non Inizia la sarebbe ripresa, vedremo più se sarà a senso recuperabile unico come primo perché tempo. ormai tanti infortuni. Però hanno giovani interessanti, hanno Pogba, hanno Coman, hanno. Ma lo stesso con Ndombele che secondo me è incompreso Agüero. un po'. Più che altro paga il costo che hanno dovuto tirar fuori quelli dell'Inter. E quindi c'hanno aspettative diverse sul tipo di giocatore. Poi hanno Laporte. Occhio alla botta, si Tanto rispera Icardi si mangia un giustamente, gol poteva essere una buona assurdo. opportunità. E probabilmente ne capiteranno altre. Disperarsi è inutile. Valbuena IF non l'ho provato. 40k. 40k rientra nella fascia degli IF medi, Gundogan. tipo Ferreira Carrasco. Secondo me quelli tra i Prova a 40 e spostare per 10 gradi, ma sembra i 60k sono gli IF fermato. medi. Non so se Luis ne valga Gustavo. veramente la pena, forse. Più che altro non so quanta differenza ci sia Siculo, tra interpretano la il portiere che fa versione impresa. base e l'IF. A me, se hanno migliorato, più che altro Ha non disputato po una sono prima correggere frazione qual è il davvero vero problema molto di positiva Valbuena, che è da il fisico. incorniciare fino a questo Perché di momento. forza fisica Se la Valbuena sua faceva un po' squadra in schifo. vantaggio lo Magari deve se volete, però, soprattutto magari a lui. qualche Ha punticino in effettuato più due nella prima mezz'ora nel e tiro, soprattutto continuerà a perché era già migliorare. veloce, aveva già un ottimo Questa dribbling. Potreste decidere di investire 40k, però è più da ciliegina sulla torta. Cioè, se ho già una squadra forte, Buono il metto gli contrasto, IF. recupera il Non è un pallone. IF fondamentale. È un po' il discorso di Guarin per la Serie A. Tanto Gundogan. vedete qua Alexandro quanto ha ricevuto in alto. Ecco il tiro, grande parata questa. E, ma praticamente con i terzini che salgono, sembra quasi difendere a volte a tre. Perché sale sempre Pazzesco. uno dei due terzini sale molto alto e lascia la Pallone difesa a volte controllato senza scoperta. difficoltà dai difensori. Agüero, c'è spazio davanti a sé. Qua, ecco, vedete, questa è una cosa che hanno Era modificato un'ottima occasione in sensibilmente rispetto contropiede. a FIFA 15. La Stava difficoltà dominando abnorme Gundogan sulla di carta saltare a il pari livello. portiere. Aspettavi? Sinceramente no. Non Sì. comunque in questo modo. Diciamo che Vinicius se sta cambiano facendo ruolo è la sua meglio in parte. quella fascia di prezzo perché così li potete De schierare in Bruyne. diversi ruoli, anche se volevo fare un Gundogan. approfondimento sui giocatori che cambiano ruolo perché Agüero. alcuni non mi stanno convincendo tantissimo, soprattutto Robben, perché Felipe Anderson mi era piaciuto Recupera il pallone con un intervento tanto facile. Attenzione! Riesce a come rispondere stavolta. AT. Potrebbe essere segno del Robben sto facendo un sfondo. po' di fatica. Ora ci sta Forse paga davvero il fatto che ha male. solo due stelle piede debole e De giocare in Bruyne. mezzo lo penalizza.
perché ha un può andare solo da un lato. Tanto guardate che difesa alta avevamo nonostante. Ecco, in questi casi è stata una situazione molto interessante. Cosa ho fatto con Chiellini? Non sono andato a contrastare perché eravamo in netta inferiorità numerica. Poi ovviamente mi è andata bene. Perché? Mi è andata bene. Però netta inferiorità numerica, 3 contro 1. Allora, se è andata a chiudere sul suo giocatore, lui cosa fa? Va a scaricare il pallone a quello che è davanti al portiere. Quindi io vado a togliergli il gol facile, che è quello passaggino a porta vuota, gol, e gli lascio il tiro più difficile tra quelli che poteva fare, ed era il tiro diretto con Douglas Costa. E cosa succede poi, tra l'altro? L'avversario spesso, soprattutto se non giocate a livelli altissimi, quindi state facendo magari un torneo con giocatori professionisti, no, magari vanno nel pallone perché dicono: cosa faccio, cosa faccio? Tiro, passo, tiro, passo, tiro, passo. E tirano magari all'ultimo, quando Andanovic era già uscito. Poi ovviamente lì ti deve andare sempre bene, perché conta tanto la, il fattore fortuna è sempre fondamentale in quelle situazioni. Però potete aiutarvi, aiutare la fortuna, potete aiutarvi. Tanto i nostri attaccanti sta partita sono rimasti a secco. Ecco, Icardi non mi sta convincendo tantissimo in un attacco a 2. Magari prima di buttarci fuori una recensione lo proverò sicuramente in un attacco a 1. Ecco, Maccarone Inform potrebbe essere interessante magari in un attacco con Niang. Anche quello base, Muri è un giocatore più veloce di lui. Maccarone può essere una soluzione interessante. Però c'è sempre quel problema che gli argento sono un po' penalizzati. Riescono a recuperare il possesso. Non tanto perché sono scarsi, è perché o costano tanto. Tanto qua potevi lasciarmi andare. Ah, ok. Ok, perché era il rosso. Ok, se danno il rosso. Meglio Valbuena alla casetta. 100% Valbuena alla casetta. Allora, vediamo se lui va sul palo o no. Devo provare una cosa. Ha spazio per tirare. No, no, tirato male. Però sì, Maccarone if. Sì. Tra Valbuena alla casetta e Sturridge Ozil, tutta la vita. A parte che Sturridge è uno dei giocatori che odio di più su sto gioco, non riesco proprio a utilizzarlo. È stata forse la delusione più grande. Che del mio personale FIFA 16, per ora la delusione più grande forse è Sturridge. È proprio un giocatore che non riesco a utilizzare. Quindi a quel punto ti dico certamente meglio la casetta Valbuena. Ozil è un altro giocatore forte, però abbiamo detto c'è il problema delle stelle piede debole, che si sente meno rispetto alla versione dell'anno scorso if che avevo, che era esterno se non sbaglio. Buona la lettura difensiva che interrompe l'azione. Non ho dato abbastanza tagliata. Luis Gustavo. Naldo. Ehi. De Bruyne le versioni inform sono molto forti. Ammetto che il buzz ce ne ho, ma non l'ho mai provato. Più che altro sì, cioè la Premier League sinceramente quest'anno è forte, perché c'ha una squadra che ha Aguero, Diego Costa, Fabregas, un sacco di giocatori forti. Però non mi scalda il cuore come me lo scaldano magari altri campionati. Tanto qua cos'è? Ah, è rimessa nostra? Non l'avrei mai detto, sinceramente. 3-0 prima partita, bene. Salutiamo Evil Mirko. Allora, prezzi assurdi sono molto in linea. Vabbè, rispetto all'anno scorso sono più bassi, quello possiamo dirlo con certezza, perché Ibra mi pare costi intorno ai 130k. Ed è una cifra
abbastanza la, non dico la portata di tutti, però se giocate nel corso dell'anno Ibra riuscite a prendere. Sono serviti più che altro per loro, per limitare la vendita di crediti, perché quest'anno si vendono e si comprano meno crediti, questo è innegabile dal loro punto di vista, quindi è servito di sicuro, perché hanno meno gente che compra crediti, probabilmente hanno aumentato le entrate con i FIFA Points, per loro è andato bene. Certo, ci sono dei giocatori che costano tanto, i vari inform, second inform dei big, tipo Ibra. Anzi, forse Ibra è quello che costa meno, paradossalmente, che costa meno di 1 milione, anche la versione migliore che è la Man of the Match. Questo, di solito chi ha quella maglia lì è abbastanza forte. Ok, metto io la blu. Allora, ok. Basta decidersi. Non so chi sia quello lì. Non... Ah, forse era Busquets, no? No, non era Busquets. Era Matic, forse. Ha una modulo, ha una squadra strana, però tutti con l'intesa da 100. Cioè, più che altro, tutti con l'intesa top. Anche se poi l'intesa abbiamo visto serve, ma non serve. Quindi al loro punto dicevamo dei prezzi, però alcuni sono effettivamente molto costosi. Suarez, che è uscito oggi, costa intorno ai 2 milioni di crediti. Alcuni dicono che sia giusto così, perché così non tutti hanno Ronaldo. Ronaldo, Messi, quella gente lì deve essere il premio al giocatore che o è bravo nella compravendita o ci dedica tanto, tanto tempo. Poi per chi ha Xbox le leggende costano ancora di più, perché le leggende, a parte alcune che costano cifre, e dico accettabili, ma stiamo parlando comunque di 200k, secondo, non sbaglio, le leggende che costano meno. Ottimo passaggio, occhio alla botta, il portiere dice di no. Parliamo di Pelé, che mi pare costi intorno ai 9 milioni, che è una cifra folle. Gullit mi pare intorno ai 3, UEA intorno ai 2. Busquets. Cioè, le leggende costano veramente una cifra assurda. Non so i Team of the Year, sinceramente, quanto potrebbero costare. Qui esagerano con il tiki-taka e finiscono per regalare il pallone agli avversari. Più che altro chi ci sarà nei Team of the Year? Possiamo iniziare a parlarne se volete, visto che me l'avete chiesto. Prima vi dico secondo me chi escono e poi chi dovevano far uscire. Secondo me portiere, visto che sapete ci sono sempre polemiche quando ci sono i Team of the Year, perché l'anno scorso ad esempio c'era David Luiz che nella squadra dell'anno potevano anche evitarselo. C'erano, mi pare, l'anno scorso, sì, c'erano più difensori del Brasile che difensori della Germania, contando che Brasile e Germania era finito 7-1. Ok, Thiago Silva non c'era, però ci poteva stare perché è il miglior difensore al mondo, secondo me. David Luiz, che era in campo, magari no, potevano mettere Boateng, o Hummels, o comunque un difensore tedesco, il Traram. Anche perché il Bayern qualcosa aveva vinto. O al limite mettevano un giocatore dell'Argentina. Poteva essere una buona opportunità, ma hanno perso. Allora, portiere direi Neuer. Anche se secondo me se lo meriterebbe più Buffon. Non parliamo di forza, però la stagione, sono stagioni simili, se ci pensate, perché tutte e due hanno vinto più o meno le stesse cose. Perché mi pare Coppa di Germania e Coppa Italia per Buffon. Cioè, Coppa di Germania e Coppa Italia come trofei nazionali e Scudetto e il Meisterschale, mi pare si chiami, lo Scudetto tedesco. Però Neuer è uscito in semifinale di Champions, mentre Buffon è arrivato in finale, quindi un piccolo plus per Buffon lo abbiamo. Non c'erano competizioni europee, perché non c'erano, cioè non c'erano competizioni per le nazionali. Poi comunque Buffon non, anche, cioè ci sono state le qualificazioni, ma non è che si è distinto nessuno dei due da dire ok. Cioè il mondiale, Neuer ha fatto un mondiale della Madonna, Buffon si è fermato subito ai gironi e posso capire l'anno scorso Neuer. Quest'anno secondo me Buffon potrebbe starci, faranno Neuer, ma poteva starci tranquillamente Buffon.
Poi, linea difensiva, sapete che di solito è un 4-3-3, ma non c'è l'obbligo di rispettare i ruoli, quindi volendo possiamo mettere 4 difensori centrali o anche 4 terzini, non è mai capitato, però volendo si può. Direi che Dani Alves e Piqué hanno il posto assicurato. Dani Alves lo mettevano anche quando giocava male, l'anno scorso ha fatto un'ottima stagione rispetto alle sue medie passate, una stagione decisamente migliore, tanto qua Sirigu si impegna molto oggi. Stiamo soffrendo. Allora, Dani Alves direi di sì, perché giocava male, lo mettevano, quest'anno ha vinto tutto col Barcellona, è ritornato ai suoi livelli, magari non esattamente a quei livelli delle sue stagioni migliori, però ci è andato molto vicino, è stato un punto di forza per il Barcellona e direi che, visto che il Barcellona è campione di tutto praticamente, direi che Piqué potrebbe starci. Non mi stupirei di vedere Piqué, perché comunque è stato ha fatto una buona stagione. Non mi ricordo particolari papere di Piqué, che comunque negli anni dopo Pujol o comunque gli ultimi anni non era così in forma. Poi il Barcellona ha vinto tutto, quindi ne metteranno parecchi di giocatori del Barcellona. Altri giocatori potrebbero mettere, secondo me Thiago Silva lo infilano dentro, perché lo mettono sempre praticamente. E potrebbero mettere, allora, gli ultimi posti chi se li gioca? Parliamoci chiaro, toglierei Alaba perché ha avuto una stagione un po' vittima degli infortuni, se non sbaglio. Poi con Guardiola non si è vincato, ogni tanto giocava centrocampo, ogni tanto giocava centrale. Secondo me non lo mettono Alaba. L'ultimo posto, se diamo i posti a Dani Alves, Piqué, Thiago Silva, secondo me se lo giocano Boateng, Sergio Ramos, perché ha sempre alta considerazione. Ramos è uno dei giocatori più amati sia all'interno di FIFA che comunque al mondo, ha i suoi fan. Poi gioca nel Real, di Maria. Non è proprio l'ultimo arrivato. Oppure Chiellini. Grande parata, grande riflesso. E secondo me Chiellini, ok, non ha fatto una stagione malvagia, ma secondo me della Juve è quello che se lo merita meno. Anche lì avrei messo piuttosto o Bonucci o Barzagli. Però Chiellini c'ha questa altissima considerazione all'estero, mentre tra i tifosi della Juve ne conosco un sacco che Chiellini non lo vorrebbero manco vedere in campo, vorrebbero vedere Rugani titolare fisso. Però la considerazione la ha, io metterei Barzagli a mio parere, però Chiellini se la gioca tranquillamente. Comincia per il posto nel team of the year. A centrocampo direi Rakitic, secondo me potrebbe starci, perché è stato forse la chiave del cambiamento del Barcellona, perché è uno che dà sia quantità che comunque qualità, perché è un signor regista, ma dà anche una grossa mano. Passare per il Barcellona da Xavi a lui, soprattutto Xavi dagli ultimi anni, li ha decisamente aiutati. Il problema è che il Barcellona potrebbero mettere anche tutti e tre, perché sono fondamentali. Iniesta c'era l'anno scorso, potrebbe tranquillamente starci anche quest'anno, anzi forse quest'anno ci potrebbe stare a maggior ragione rispetto alla stagione scorsa, dove ok, è sempre fortissimo Iniesta, però diciamo che l'anno scorso non metterlo nella squadra dell'anno, contando che al mondiale ha fatto abbastanza schifo, il Barcellona non aveva vinto una mazza, se non sbaglio, no, non aveva vinto una mazza, no, forse aveva vinto la Liga. Però non una stagione memorabile per Iniesta, mentre quella di quest'anno, secondo me, sì.
buoni risultati con il Barcellona, anzi splendidi risultati. Busquets non lo metteranno mai, ma è comunque un giocatore fondamentale. Guardate le partite del Barcellona per capirlo, può essere antisportivo, ma è un giocatore che dà un equilibrio pazzesco, è uno dei centrocampisti migliori al mondo, secondo me. Metteranno, secondo me, Pogba, anche se qui ho qualche dubbio, più che altro perché secondo me non so se vogliono mettere sia Pogba che Vidal, ma uno dei due potrebbe starci. Vidal ha il vantaggio che oltre a quello che ha fatto Pogba con la Juventus, poi vabbè, adesso Vidal è andato al Bayern Monaco, ha vinto la Coppa America col Cile. Sicuro l'intervento del portiere. Ci starebbe un Vidal Team of the Season, ma credo faranno Team of the Year, scusate. Ma credo faranno Pogba, più o meno, cioè tutti danno Pogba. A me la stagione di Pogba non mi sembra tra i primi tre centrocampisti al mondo. E non parliamo di valore del giocatore, parliamo di come ha giocato la stagione scorsa. Secondo me tra i primi tre al mondo l'anno scorso Pogba non c'è stato. Ottimo il dev, vai. E altri giocatori che si potrebbero... Alcuni dicono De Bruyne, ma sinceramente mi sembra un po' poco quello che ha fatto. Cioè ha fatto tanto ed è un signor giocatore, ma non ha vinto un campionato, non ha vinto un trofeo tipo Europa League. Direi che non ci sta. Centrocampisti del Real alcuni dicevano, ma sinceramente no. Io avrei messo Neymar tra i centrocampisti, facevo la porcata, mettevo Neymar tra i centrocampisti e liberavo uno spazio in avanti. Gli attaccanti sappiamo già che sono Ronaldo, Messi, Neymar. Ma secondo me potevano fare la porcata e mettere Neymar tra la lista dei centrocampisti, un anno mi pare c'era Ribéry, e mettere Suarez, che secondo me si meritava tranquillamente di stare negli 11 titolari e invece sarà escluso a favore di Ronaldo. A quel punto lì stava fuori Ronaldo, a mio parere, potevi mettere Neymar, Messi, Suarez. Anche perché Ronaldo in Champions nei turni decisivi è stato nullo. Però vedremo. Sì, adesso rispondo anche alle domande. Per le stelle skill chi potrebbero upgradare? Questo è interessante. E beh, Ibra è sempre il sogno, ma credo che ormai le 5 stelle skill non le vedrà più. Credo Marez potrebbero darle nei 5. Quello del Leicester. Neymar, Iniesta salgono in aiuto i suoi compagni. Cerca la rete. Zlatan. Ibrahimovic. Poi non lo so, sinceramente, per le skill. Un gol bellissimo. Ha sorpreso il portiere con un tiro di rara precisione. Ha saputo calcolare il tempo giusto e ha trovato la rete appena sotto la traversa. Partita in grande equilibrio, lungamente in equilibrio nel a chi esce nel Team of the Week tutto. Questa settimana direi Mandzukic e Candreva mi sembrano i due più sicuri per la Serie A, poi Bale direi perché ha fatto 4 gol, alcuni dicono anche uno tra Benzema e Ronaldo, spero di no, sinceramente perché iniziano a essere un po' tante le versioni, alcuni ha messo Rodriguez, ho visto che ha messo nelle prediction, non so quanti assist abbia fatto perché non mi pare abbia segnato, di Serie A direi quelli. Alcuni vogliono poi anche Özil per la prestazione di ieri, oppure Giroud, perché comunque l'Arsenal che batte il City è una partita importante. Altri danno, chi è che ho letto mi pare, di Serie A, Bernardeschi, che però lo mettono come terzino le prediction, come ADA, che è il terzino della difesa 5. Non so se la Fiorentina giochi con la difesa 5, sinceramente. Mi ricordavo che giocasse con la difesa 3, però. Quindi sarebbe esterno destro, non ADA. Vi segnalo che c'è la possibilità che esca Abate, volendo, perché ha fatto gol e assist da terzino. Volendo potrebbero metterlo. Ha fatto gol in rovesciata Ames. Sai che me lo sono perso allora il gol di Ames. Giusta per cambiare il corso di questa gara. Riconquista il possesso di palla. Credo che due del Real potrebbero metterli perché 10-2
Team of the Week di Natale, la gente a Natale, molti comprano il gioco a Natale. E a quel punto lì cosa fai? Prendi il gioco, spacchetti, perché spacchetti. Il portiere non ha potuto nulla e dunque il pallone è finito in rete. Ha insaccato la perfezione. Marez è sia silver che oro, perché se non sbaglio è partito come argento ed è già stato upgrade. E ha già ricevuto abbastanza versioni inform da diventare oro. Adesso andiamo a verificare, perché tanto la partita è finita con il gol di David Luiz da corner. Neymar. Ibra. Ecco il tiro. Zlatan. Ibrahimovic. È una distanza profondissima. Allora vi spiego come funziona. Niang era di solito un silver, la prima versione inform che riceve è sempre silver. Salutiamo Andre 9910. La prima versione di un giocatore argento in forma è sempre argento. Anche se a 74 di solito ne fanno un'altra con 74, ma con statistiche più forti. Nel caso di Marez, che adesso andiamo a vedere. Tanto cambiamo squadra, prendiamo questa. Per provarle un po'. Allora, se noi cerchiamo Marez, ok, vedete, questa è la sua versione base, quella che aveva inizio anno, che già per un argento 80 di velocità, 80 di dribbling, 70 di tiro è una signora versione. C'è questa versione che dovrebbe essere l'inform, sempre argento se non sbaglio. E sì, 74 è sicuramente argento, ma dovrebbe essere l'inform. E poi ha avuto due versioni che a quel punto lì non potevano farne un'altra 74 argento, sono scalate a oro, 77 e 80 giocatore stellare quest'anno. Cosa faranno per gli upgrade? Probabilmente porteranno a oro la sua carta base. Questa non la va a toccare la 74, perché di solito gli argento sapete che costano tanto gli inform, quindi questa non la vanno a toccare. E aumenteranno queste, probabilmente, credo che potrebbero dargli già 79 e 82, secondo me, quindi dargli un più 2 rispetto a queste versioni. Vediamo questo quanto costa, per esempio. 40.000, dai. Mentre gli altri... credo che se non costeranno di più, ma non tanto di più, secondo me, però... 54.000, vedete quella lì aveva offerto. Ok, adesso questo l'hanno fissata a 130k. Però si prende tranquillamente a meno. Direi di partire e cercare un'altra partita. Qua devo rimettere chi? Rastigrigo Matuidi. Matuidi. Vediamo se lo trovo. Dov'è Matuidi? Blaze Matuidi. No. Nel mio club. Ok, cerchiamo una partita e vediamo come si comporta proprio Robben. Vediamo, lo sto provando come falso 9. Stasera chi c'è in live non lo so, non so cosa sia successo. Non so cosa sia successo, credo sia crashato il gioco. Sì, direi che è crashato. Dobbiamo riaprirlo. Allora, stasera non so chi ci sia in live, so che però alle 5 c'è il Q&A, quindi passate al Q&A. No, non sto giocando a Food Draft, sto facendo delle partite a caso, single online. Abbassare il costo di FIFA Point sarebbe giusto, sì, oppure potrebbero, se non vogliono abbassare il prezzo di FIFA Points, dare premi migliori nei pacchetti. Perché al momento, e quello potrebbe venire se cambiano il sistema di valutazione, che non credo faranno mai. Però se ti dicono, nei pacchetti oro puoi trovare solo giocatori con più di 80, potrebbero anche tenere questi prezzi per i FIFA Points e per i pacchetti. Al momento io i pacchetti sconsiglio sempre di aprirli. Anche perché, facciamo l'esempio banale, voi aprite un pacchetto da 100k, trovate dentro De Bruyne,
e ve lo dico in questo momento, voi aprite adesso un pacchetto a centrocampo e trovate De Bruyne, che è il miglior trequartista di Premier League, costa 50k e non vi siete ripagati il pacchetto. Fino a che ora vado avanti? Credo fino alle 4, perché 4, 4 e un quarto, perché poi c'è l'altro live. Sì, potrebbe tranquillamente diventare il miglior AD della Premier, Mahrez, soprattutto se riportano anche le stelle skill a 5. E in quel caso lì diventerebbe devastante. Pensate a una versione di Team of the Season che al momento è quasi scontata, perché sta facendo una stagione fenomenale. Forse anche più di Bardi sta facendo una stagione, perché sta facendo un sacco di assist, goal, giocatore totale, davvero. E poi il Leicester sta facendo una stagione fuori da qualsiasi pensiero. Voglio fare un cambio. Voglio fare un test che mi hanno consigliato tutti. E il test è questo qui. Mettiamo un difensore centrale come Javi Martinez come mediano davanti alla difesa. Applica oggetto. No, sbagliato. Istruzioni. Se non sbaglio non prende set. Arrivo a rispondere con la chat. Gli dico di restare dietro in attacco. Ok, era già a posto. Proviamo ad aggiungere un allenatore, se ce l'ho. Vabbè, non ce l'ho, quindi mettiamo Wenger e li cambiamo. Li applichiamo un oggetto allenatore, campionato, Barkley, Liga, Bundesliga. Vediamo se passa, no, passa a 7, perché 7 è il massimo che può prendere. Sì. Vediamo come si comporta Martinez come mediano. Ecco, la mela è fortissima, però anche lui meriterebbe le 5 stelle skill. E il problema è che ha 2 stelle piede debole, come Robben. Solo che rispetto a Robben è meno veloce, ha meno dribbling e meno tiro. Robben è un po' l'unico giocatore che riesce a giocare bene con così poche stelle piede debole. Dopo non c'è un gioco perché è Q&A classico. Non so stasera se è previsto qualche live, credo di sì, ma non so cosa. Perché non c'è Mancini tra gli allenatori? Alcuni allenatori non vogliono dare. Mancini c'era nei vecchi FIFA, se non sbaglio, ma alcuni non danno più i diritti. La partner le danno con gli youtuber e con gli streamer. Perché ad esempio Chuboy non è. Chuboy è un caso strano, perché lui faceva il community manager per loro proprio, proprio su FIFA. Si è licenziato, ma si è licenziato, secondo me, nì, perché alla fine li danno i giocatori, fai giveaway dei giochi proprio che li fornisce Electronic Arts. È un po' strano, è come se avessero l'hanno licenziato da community manager, ma l'hanno assunto come loro streamer, perché è l'unico che può dare i giochi e altre cose così. Tutto facile qui per il portiere. E gli youtuber, eccetera. Purtroppo in Italia siamo abbastanza sfigati, perché siamo l'unico paese che non può fare giveaway. Anche se stiamo studiando, ripeto, qualcosa, però dai canadesi ci considerano poco. Perché tutti gli altri paesi possono regalare i giocatori del Team of the Week. A noi non avremmo problemi, abbiamo già proposto, però bisogna lavorarci su. Anche perché poi sono giocatori non scambiabili, quindi a Electronic Arts non costa nulla. Occhio al confronto che si pronuncia di altissimo livello. Koulibaly IF l'abbiamo provato nella prima partita, probabilmente dopo questa ne farò una con la Liga. O con la Ligan. No, facciamo la Liga, perché la Ligan l'abbiamo già usato molti giocatori. Conclusione senza angolo questa. Però mi sta piacendo tanto. Considerate che costa 17k, mi pare l'ho pagato.
E secondo me è il tipico giocatore. Uno può ricevere un upgrade tranquillamente, perché è probabilmente il miglior difensore del Napoli in questo momento. Qua ho sbagliato in pieno, perché non ha senso andare a crossare quando il tuo... A parte che col modulo che ho, crossare è un po' sempre rischioso, ma quando soprattutto hai giocatori come Robben, che non è che fanno del colpo di testa la loro arma più forte, è abbastanza coraggioso andare a crossare. Jesus Navas. Però Koulibaly è forte, perché stavo dicendo prima che mi interrompessi per il cross. Costa poco, è probabilmente a rischio upgrade, ha delle ottime stats perché è veloce, ha fisico eccetera eccetera, posizionamento buono nonostante il work rates. Qua le ho regalato il gol, qua le ho regalato io. Campionato più forte per Foot, secondo me, allora il rapporto qualità-prezzo, la serie, ovviamente a budget illimitato è la Liga, nel mezzo c'è la Bundes, perché non costa tanto come il campionato spagnolo e i giocatori decenti però li ha, e come se li ha, perché ha Robben, Boateng, che probabilmente è il miglior difensore del gioco. Un'entrata decisa e efficace. Müller, Lewandowski, tutto il blocco Bayern e il blocco Borussia. Qua non ho tirato, non so perché non ha tirato. Andrà Lam a battere l'angolo. Icardi lo stavo provando proprio con Koulibaly, per ora non mi trovo nell'attacco a 2, però lo proverò in un attacco a 1, magari. Facciamo un test in un attacco singolo. Vediamo chi metterli come trequartista. Magari un 4-2-3-1 che mi suggerivate prima. C'è grande pressione su di lui. O un 4-3-3. Di solito li provo sempre almeno in due posizioni, giusto per vedere come si comportano. Attenzione! Qua bravo Lena a distendersi, perché quei tiri lì sono molto molto pericolosi. I giocatori che sono i migliori in rapporto qualità, prima c'era la domanda sui difensori per la Serie A con 10k. Credo che ormai costino tutti meno di 10k, tranne vabbè gli If e Chiellini, che però vi consiglio se avete già. Forse la miglior coppia che mi sta piacendo di più è Manolas Barzagli. Però vi segnalo anche Miranda, molto forte. Anche lo stesso, cioè Miranda Manolas è una signora coppia centrale. Ecco, la Serie A ha il vantaggio che tutti i difensori centrali sono forti. Più o meno tutti. Perché se ci pensate c'è Miranda, Manolas, Barzagli, Bonucci, Zapata, Mixes, Rudiger, Chiellini. Non è neanche malissimo Maurizio. Paga un po' magari nei terzini, perché rispetto ad altri campionati magari ha dei terzini che non mi soddisfano più. Anche se c'è un po' di crisi, notavo tra i terzini, soprattutto a destra, non è che ci siano questi terzini così forti. Cioè sono forti su FIFA, ma non c'è più quel Maicon del 2010 che era una bestia. Cioè ci sono dei discreti terzini, ma non c'è quel Maicon lì. Converrà prendere Ibra per 110-120k prima dei Toti? Secondo me Ibra è uno degli attaccanti più forti, perché ha un ottimo dribbling. E per il gameplay di quest'anno, che è veloce rispetto a stagioni, ma non veloce come sul 15, è uno dei giocatori più forti che potete prendere. Però, c'è un però, il non in forma non è piaciuto a tanti. Mi hanno detto in molti che l'hanno provato,
che non gli è piaciuta la versione base. Se puoi, se hai un gettone draft, magari provalo sul draft. O se hai qualche amico che lo ha e te lo, ti può prestare l'account, provalo, perché è un giocatore molto particolare. Come ti dice Lam, sì, vero, però è uscita solo perché è uscita la versione Inform, che stiamo usando tra l'altro in questo momento. Se non fosse per... perché la versione, se no, è mediano la versione. Meno male che è uscita questa versione, perché se no era mediano. Fallo sul dubbio per l'arbitro. Sì, Ibra Lacazette è quelli che usavo io. Anche Ibra Cavani non è male. Forse Ibra Lacazette è più completa. Allora, i giocatori che sono i migliori, rapporto qualità-prezzo per ogni campionato. Questa è una domanda molto difficile. Comincia la seconda frazione di gara. Perché ce ne sono... Allora, iniziamo a pensare di Serie A. C'è Guarin, che secondo me se la gioca tranquillamente con Marchisio, Pogba e Nainggolan e costa meno. Quindi Guarin, 100% consigliato. Jesus Navas. Anche se a differenza di loro lo vedo meno come... mediano unico. Se dovete mettere mediano unico Nainggolan, avete visto che potrebbe funzionare. Fate una squadra molto dinamica, però se sapete difendere e vi piace avere il posizionamento un po' libero dei giocatori, può funzionare tranquillamente. Altri giocatori di Serie A, beh, tutti i difensori centrali valgono assolutamente il qualità prezzo rispetto soprattutto alla concorrenza estera, perché il vero vantaggio è lì. Royce. Rispetto all'estero costano pochissimo, se ci pensate. Vorrei da Stefano Lama un giudizio sulla gara di Robben. Tevez è uno che vale il rapporto qualità prezzo perché costa sui 20k, mi pare. Ed è il campionato, lo mettiamo tra il resto del mondo. Benzema, secondo me, vale il rapporto qualità prezzo. Con Oplianka Sif vale il rapporto qualità-prezzo, che è uscito questa settimana, costa 70k, però considerate che a sinistra come S in Liga davanti Neymar e Ronaldo, che sono costosissimi rispetto a lui, con Oplianka straconsigliato. Quarto gol della gara che fissa sul team of the season escono l'11 gennaio. I difensori, il 13 centrocampisti e il 15 gli attaccanti e poi mi pare il 17 tutti. Oscar. Buono il tackle. Poi adesso parliamo un attimo, finiamo il discorso del rapporto qualità-prezzo. Occhio al tiro. Splendida parata per la Bundesliga. Beh, Vidal è uno dei centrocampisti più forti che c'è in assoluto. Mkhitaryan, voglio dirti, perché mi sta piacendo un sacco. Io ho l'IF, ma avevo anche il base prima e mi sta piacendo davvero tanto. Per la Liga, Kovacic, in rapporto qualità-prezzo, è un ottimo centrocampista. Per la Premier anche se hanno tirato in porta più volte rispetto ai loro avversari. In questi casi possiamo dire che quello che conta è la qualità, non la per qualità. La Premier sto pensandoci, perché Lukaku è un ottimo giocatore, Matic è uno dei migliori mediani del gioco. È un po' difficile per la Premier perché costano tutti parecchio. Ritengo forse Koscielny imprescindibile per una difesa, anche più di Otamendi. Royce. C'è spazio davanti a sé. Royce. E chiudiamo anche questa partita. Sì, Totti, allora a gennaio di solito cosa fanno? La serata che esce il pallone d'oro scopriamo la squadra, ma non scopriamo le statistiche di tutti i giocatori. Scopriamo solo quella del portiere e dei difensori che escono e sono nei pacchetti. Lunedì dalle 19 a mercoledì alle 19, 18:30 a seconda dei casi.
il mercoledì, di solito sempre verso le 19, mettono le tolgono i difensori, mettono le statistiche dei tre centrocampisti e mettono loro nella squadra. Il venerdì tolgono i centrocampisti, mettono gli attaccanti, poi di solito dal lunedì al mercoledì rimettono tutti insieme nei pacchetti. Cambia magari l'orario, perché a volte li fanno uscire alle 9 di sera o alle 8, perché soprattutto il mercoledì non fanno uscire Team of the Week e Team of the Year insieme, vi danno un pelo di distacco, magari un'oretta. Ne ha preso un altro, questa non è certamente la sua giornata migliore. Però quella settimana lì, considerate che di solito i prezzi, visto che di solito è l'argomento di cui si parla in relazione al Team of the Year, scendono e raggiungono il minimo. L'anno scorso l'avevano raggiunto qualche giorno prima del lunedì. Non hanno mai raggiunto il minimo in questo, in tutti gli anni che ho giocato a FIFA e che hanno inserito i Team of the Year, non hanno mai raggiunto il minimo quando ci sono gli attaccanti. Uno può dire i prezzi più bassi sono quando ci sono gli attaccanti, perché sono quelli che di solito hanno le statistiche più alte. Non è mai così, praticamente mai. Perché la gente cosa fa? Vende prima, perché sa che ci sarà il crollo durante il turno di ieri, e poi non è che sta lì mesi e mesi senza giocatori. Vede che il lunedì i prezzi sono già molto bassi e compra già direttamente lunedì. L'anno scorso addirittura comprava il sabato e la domenica, quest'anno mi aspetto, come al Black Friday, giovedì, venerdì, sabato e domenica prima, quindi dal 7 circa al 10, che ci saranno i prezzi più bassi. In quel caso comprate in quel periodo lì. Che brutto stop. Ecco, Zabaleta è un terzino che non mi dispiace, nonostante non sia velocissimo. Però lo usavo l'anno scorso con una squadra argentina e mi era piaciuto davvero tanto. Sarà fallo laterale. Company conviene. Allora, non è il 69 di velocità, è ininfluente, ha delle ottime stat Company. Personalmente non lo compro mai, perché di solito mi affido a Kyle, che fa il suo fa uno splendido lavoro. Di solito faccio Kyle Koscielny come mia coppia di VPL. Ho anche Company, se vuoi possiamo provarlo. Anzi, dopo questa partita usiamo la Premier e proviamo direttamente Company con Koscielny, direi, perché è la coppia, perché Company Kyle sarebbero due doppioni. Anche Otamendi Koscielny probabilmente. Come fare tanti crediti giocando? Allora, è difficile. Beh, sicuramente se siete in grado di vincere le divisioni, consigliatissimo quello, perché la prima divisione mi pare vi dia 15.000 crediti se la vincete, che sono tanti. Oggi le abbiamo vinte tutte. Questa è stata molto sofferta. La prima divisione quanto dà se la vincete? Vi dà 15.000 crediti. E sono tanti, perché sono due pacchetti da 7.500 o un draft. Però dovete fare 23 punti su 30. E sono parecchi, praticamente non potete mai sbagliare. Vi direi, però se non riuscite a vincere, potreste fare anche, piuttosto che i tornei, le partite single online, che vi danno un sacco di crediti. Mi danno circa 700-800 se vincete in modo convincente. Ma qual era la Premier? Non c'ho una Premier. Va bene, facciamola adesso la Premier. Creiamo questa Premier League per la partita. Direi di usare il 4-2-3-1. Più che altro perché c'ho tutti i giocatori. Allora, in porta, la scelta potrebbe sembrare dubbia tra De Gea e Cech, ma è molto più facile previsto. Cech è più forte. Ah no, dobbiamo andare di qua. Terzino destro, mettiamo Zabaleta. E vicino Koscielny, poi Company e vicino
mettiamo Clichy, anche se Babba ve lo consiglio. Direi mettiamo Matic e Ramsey. COC ne abbiamo parecchi, direi di mettere De Bruyne, no, a sto punto. Mettiamo Ozil in mezzo e mettiamo Coutinho, perché c'è anche lui. Ecco, ATT, che abbiamo? Abbiamo Aguero, Sturridge per l'amor del cielo, Kane e Martial. No, vabbè, dai, mettiamo Aguero. No, giriamo questi perché mi trovo meglio girati così. E poi vi dico perché giriamo questi due. E in panca mettiamo... Tanto non faccio mai cambi, però vabbè, mettiamo un po' di Serie A così si riposano. Serie A compra un sacco di inform. Mettiamo dentro un po' di giocatori così a caso. Ah, perché ho girato Matic e l'ho messo dalla parte di Company? Perché Matic è più difensivo ed è meglio avere Company, visto che è un pelino più lento di Koscielny, coperto meglio da uno, visto che Clichy comunque è un terzino che spinge. Aprirò pack per il Team of the Year? Sì, ma semplicemente perché mi danno i FIFA Points. Dovrei arrivare con circa 70.000 FIFA Points per il Team of the Year e li apriremo tutti nel live streaming del Team of the Year, che vi annuncio si farà probabilmente il lunedì, quando ci saranno tutti nei pacchetti, perché così, o martedì, comunque quando ci saranno tutti i giocatori nei pacchetti, proveremo a vedere se ne troviamo uno. Giochiamo contro una squadra senza intesa a metà, possiamo dire, perché un pelino di intesa c'era. Già qui, vedete, basta. Secondo me era meglio spostare la casetta, perché a quel punto ti dava... Secondo me arrivavi a 100 se smetteva la casetta. Apro un pacchetto, però mi fate del male, non c'è nessuno... Perché che c'è Suarez? Potrei aprirne uno, ne apro magari in chiusura. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. Oggi si schierano con il 4-5-1 con buone qualità offensive. Ozil, non so quanti assist abbia fatto in Premier League quest'anno. Allora, merita di essere preso Dybala IFA. A me è piaciuto davvero tanto, quindi per la mia esperienza sì. Forse è più interessante. Potresti... Se devi scegliere e hai già il base, potresti tenerti il base e prendere Felipe Anderson. Che almeno ha un cambio di posizione. Però anche Dybala in form a me è piaciuto tanto. Buona uscita del portiere che blocca il pallone. Nonostante lo ritenga forse un pelo troppo costoso per un giocatore con solo 80 di valutazione, che non ha cambiato soprattutto posizione, perché almeno Felipe Anderson ha cambiato posizione da AS a T e a quel punto lì ha più importanza, possiamo dire. Intanto check, vedete, perché sotto pressione ci sarà nuovamente calcio d'angolo. Salutiamo Lori 99. Vai a studiare, ma non sono iniziate le vacanze oggi. Non sono già ancora iniziate le vacanze? Mi sembra strano. Cioè, è andata a scuola anche il 23? Qua sono tutti chiusi, mi pare. Occhio alla botta! Si dispera, giustamente, ma deve essere una buona opportunità. E probabilmente ne capiteranno altri. Ah, ecco, questa è una domanda carina. Di Nico Nick. Le leggende su PES. Allora, ne hanno presentato... Mi pare ci siano Can, Inzaghi, Roberto Carlos, Baggio e... Ce n'è una quinta, mi pare, ma non la ricordo. Credo che l'anno prossimo ci saranno le leggende su FIFA. Magari non... Ecco, quelle lì ho qualche dubbio. Però ricordiamoci che Romario, ad esempio, l'avevano tolto in corso dell'anno, perché Romario era una leggenda su FIFA 14.
e non è stato più inserito. Ci sono ancora dentro, secondo me possono dividersi tranquillamente tra i due giochi. Dipende sempre che contratto li hanno fatto firmare quelli di PES. Sinceramente non mi preoccuperei in anticipo. Ah, università, bella, la università. Sì, effettivamente. C'è la prateria per andare. Qua ho fatto un passo di troppo. Quindi Inzaghi, Baggio, Figo, ecco, Figo. Quindi ce n'erano 3 di FIFA e 2 nuove. E soprattutto Baggio, per gli italiani, ha un grosso appeal, possiamo dirlo. E sarebbe bello averlo su FIFA. Non so che contratto abbiano firmato. Forse è più facile rivedere Inzaghi con la gente lì che a sto punto non vedere Baggio su FIFA. Tra l'altro le leggende sono carine, però non, cioè sono fortissime, per carità, però non è che le vedo utilizzate così tanto, nonostante quest'anno si è cambiato il metodo di per inserirle nella squadra, perché se vi ricordate l'anno scorso dovevano essere con giocatori della stessa nazione, quest'anno invece legano con tutti. Potete inserire Maldini in una squadra spagnola, per esempio. Le vedo poco utilizzate, nonostante alcune non costino tantissimo. Si tende a preferire i giocatori attuali che neanche le leggende, forse. Cioè, è più facile vedere uno con un Ronaldo 96 che non con Gullit. Anche se secondo me Gullit è più forte. Sabaleta. Ozil. Entra in modo perfetto. La salva, sì. Perisicif è fortissimo. Fortissimo. È un trequartista atipico perché è molto alto, ma ha un tiro pazzesco. Qua ha sbagliato incredibilmente. Anche perché era praticamente in porta, perché non avrei mai recuperato con Zabaleta. Ha fatto un errore, secondo me, assurdo. Cioè, non aveva il minimo senso. Si ripartirà con il corner. Conquistato il pallone con un intervento ottimo. È un bel avversario, nonostante ci sia quel Dybala lì che non ha la minima intesa. Poi noi ci siamo mangiati un 2 gol perché c'era il palo di Coutinho. Strepitoso intervento del difensore. Davvero Pierluigi, l'avevo già vista dentro. Secondo me era gol, Io l'avrei dato. Un ottimo tempismo, consentendo alla difesa di respirare. Soprattutto perché la squadra blu mi sta simpatica. Pensate se mettessero gli errori arbitrali nel prossimo FIFA. Mandanda. E perdete la partita per la Invece che mettere il momentum, vi mettono che in divisione 1 la partita decisiva l'arbitro vi segnala un fuorigioco che non era fuorigioco. Oppure giocate con un amico e gli regala un rigore che non c'era. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Che è una cosa pazzesca. Pastore. Parte il tiro e il pallone finisce sul fondo. Miglior CLC per la Serie A. Ce ne sono. Ci sono varie scelte, quindi proviamo a parlarne delle varie scelte. Ci sono gli. Quei giocatori che non sono trequartisti, ma vengono messi lì, tipo Guarin e Pjanic, che sono due ottimi trequartisti, nonostante nascano come centrocampisti centrali. Poi c'è quelli dinamici, e ci metto dentro Gabbiadini, quelli del Napoli praticamente, con Calleon che forse è il più scarso tra tutti. Rimane fermo e recupera il pallone.
però Insigne è un signor trequartista, Mertens è un signor trequartista, sono i cosiddetti dinamici perché sono anche abbastanza veloci. Mentre ci sono quelli più tecnici come Perisic, come... proviamo a vedere se c'è un tiratore di punizioni. Così. Io non riesco a battere le punizioni con i mancini. Grande parata, grande riflesso. A momenti. Ci sono quelli lì che sono i più tecnici come Hernanes, come Totti, se volete potete usarlo tranquillamente come trequartista. Tra i dinamici mettete anche Pereira della Juventus. Perisic è un po' un ibrido, perché non è lento, però non è neanche veloce come un Mertens. Poi c'è una struttura fisica nettamente diversa, Perisic è più grosso, gli altri magari sono un pochino più leggeri. Cerca la porta, supera il portiere qui. Ci aspetta il calcio d'angolo. Sono andati a un passo. Stiamo spingendo. Da questione di centimetri. Eh sì, Pier, ci è mancato veramente un niente, come evidenziato dal replay, gli avversari possono tirare. Un bel sospiro di sollievo. L'azione sfuma qui. Ecco, volendo Perisic potreste schierarlo anche come attaccante. Quello, il mio preferito è Guarin. Però anche me, tra le categorie, è Guarin tra quelli che sanno fare un po' di tutto, tra quelli tipo del Napoli Mertens e tra i trequartisti classici Hernanes. Comunque state vedendo che Kompany, nonostante la velocità magari più bassa rispetto ad altri difensori centrali, è un signor giocatore come Mesut Özil, che piazza un gol pazzesco. Tra Dybala If e Felipe Anderson If in un modulo 4-3-2, quale sarebbe meglio come AT tra quelli in quel modulo? Dybala, in quel modulo Dybala. Secondo me Felipe Anderson ha dei problemi di finalizzazione più gravi di quelli di Dybala. Il secondo di Gagliani, no, io l'ho detto, non posso fare il secondo di Gagliani perché litigheremmo ogni due secondi, quindi o il primo, perché fare, se tu vai a fare il secondo di Gagliani devi fare quello che dice lui, anche l'allenatore, tipo gli ultimi, devono, tipo Inzaghi doveva era lì messo a nome, poi la squadra secondo me la facevano il presidente e Gagliani. Tra quelli If, beh, c'è Hamsik che è un ottimo trequartista, mi sono dimenticato, forse tra gli If è il più forte. Perisic non è male. Grande recupero difensivo, situazione complicata. Sto pensando tra Perisic e Hamsik chi è il più forte. Forse Perisic ha più tiro. Hamsik è un trequartista più classico tra quelli e Perisic è un trequartista più diverso. Salutiamo Leonardoz 2001. Tanto abbiamo preso un gol in contropiede perché Zabaleta si è fatto saltare come un pollo. Peccato perché la prodezza di Özil poteva darci una vittoria in una partita che mantengono il possesso del pallone con una buona serie di passaggi. Abbiamo sudato, più che altro ci siamo mangiati sia noi che lui. Lui tanti tiri da fuori. Palla buttata via. Özil. Da buona posizione ma da fuori, noi più dall'interno dell'area, anche gli uno contro uno ne abbiamo sbagliati parecchi. Özil. C'è la parata sicura del portiere. Vedete Özil qual è il problema? Che qui magari un De Bruyne la piazza perché di destro riesce a tirare benissimo. Özil di destro fa un po' più di fatica. Salutiamo Henry Milan. Ma no, c'è tiratore, un portiere non se li può permettere. A Gervinho If mi è piaciuto molto. Potrebbe valerne la pena. Ma non so quanto costi. Andrebbe bene anche Menez se vuoi un giocatore veloce. Forse Menez ha anche più finalizzazione. Però Gervinho mi ha abbastanza stupito. Io lo utilizzavo addirittura come punta unica, fai te. Ed
ecco l'intervento dell'arbitro. No, sbaglia. Coutinho c'entra in pieno di però era passata sta palla. Sta palla. Era filtrata bene. Parte il cross. Sicuro. Cos'era sta roba? Il portiere che va in presa. Pubblico di casa capisce che questo è il momento, qui si può fare la storia e allora continua a incitare la squadra. Aia. C'è un frastuono tale da far venire giù lo stadio. La casetta. Vedete perché vi dico che il miglior portiere della Barclays Premier League è il signor Peter Cech, meglio Petr Cech. Peter. È il signor Cech. Ed è molto più forte dei vari Courtois e De Gea, anche considerando che costa molto meno. Ma guardate che parate fa. Company di potenza. Punizione quando mancano ormai pochi minuti. Ecco, quello dell'allenatore dell'anno che dà il bonus all'intesa magari di più di quella che dà attualmente sarebbe un'idea che potrebbero fare. Il problema qual è? Che l'allenatore dell'anno magari spesso non è nel database di FIFA, non c'è su Foot, perché ad esempio quest'anno Luis Enrique non c'è e dovrebbe vincerlo Luis Enrique. Guardiola non c'è, potrebbero mettere solo Allegri tra quelli che sono arrivati in finale, se non sbaglio ci dovrebbero essere quelli lì. Lo stesso Ancelotti l'anno scorso ha vinto la Champions, ma non potevano metterlo perché non c'è su FIFA. Coutinho difende palla. Mesut Özil oggi devastante. Cerchiamo di chiudere la gara. Occhio a questo calcio d'angolo. Sarà nuovamente calcio. Per quello che ho visto meglio Higuain Dybala, per quello che mi ha fatto vedere però Riccardi, però un'entrata decisa e efficace. Al momento la scelta è quella. Riccardi non mi è piaciuto tanto. Vedete, mi ha dato 639 crediti per questa partita. Sono tanti, contando che è finita 2-1. Una partita in divisione non me ne avrebbe date così tanti. Qua sono scaduti tutti i contratti. Direi, proviamo la Liga. Riproviamo la Liga. Che ho questo 3-4-2-1 molto offensivo per certi versi. Perché abbiamo Alves a fare la mezzala, a fare l'esterno. Volete Benzema o Suarez? No, prendiamo Benzema, che è un signor giocatore. Salutiamo il George Best 91. Gli ATT di Serie A, se Ipsia a base, qual è il migliore? È forse Higuain IF con l'85 mi era piaciuto tanto, però anche Morata è molto forte. Mettendoci dentro il prezzo ti direi Morata, a esclusione del prezzo forse Higuain, anche se Dybala, no, forse a esclusione del prezzo Dybala IF. Non lo so, uno tra Dybala probabilmente e Higuain IF o Morata base mi è piaciuto molto. Ecco, quella degli IF nei ruoli sballati è interessante, perché secondo me non... Qua ne abbiamo l'esempio, ne abbiamo due di giocatori nei ruoli sballati. Abbiamo Dani Alves e Marcelo, che non sono nel loro ruolo naturale, perché giocano esterno destro e esterno sinistro, ma rendono bene. Secondo me, finché hanno... Prima abbiamo avuto Javi Martinez, che ha giocato bene. Finché hanno un'intesa 7 non c'è differenza. Già quando hanno intesa 4 qualcosina in più sì. Però se volete mettere un esterno punta
un CDC difensore centrale, un difensore centrale CDC, non è che ci sia questa differenza da dire oddio la mia squadra mo non gira più. Questo è il matchmaking di FIFA 16, cioè sono le 15:50 di un giorno in settimana, non è un orario, direi le 3 di notte, e non trova avversari. Riproviamo a cercare. Caleon non mi dispiace, ma credo sia il peggiore tra quelli del Napoli. Non mi piace meno dei vari Insigne, trequartisti, Insigne, Mertens e Jamsik. Douglas Costa è forte, probabilmente l'alternativa migliore a Robben, ha un costo contenuto, però dovete saper skillare perché di fisico è proprio zero. Perché non uso Suarez? Perché volevo provare un po' Benzema, così per cambiare un po'. Bella sta squadra, ibrida. Siviglia, abbiamo con Oplianca, di cui abbiamo parlato bene, cioè Valbuena e Fekir. Tolisso, che ve l'avevo segnalato lo scorso live ed è un giocatore veramente importante. Si preannuncia una grande sfida dalle grandi. Questo è un tifoso dell'Inter. Un saluto anche da parte mia e buona partita a tutti. Se è un tifoso dell'Inter, non possiamo perdere la prima partita contro di lui. Oggi si schierano con il 3-4-3, caratteristiche chiaramente offensive. Krikoviak. Vela. Valbuena. Ci sono metri a disposizione. Guardate Konoplyanka, che giocatore è! Che giocatore è Konoplyanka, gran giocatore. Benzema, alcuni dicono che esca anche domani la versione SIF e fidatevi, potrebbe essere assurda, perché è uno degli attaccanti più sottovalutati, secondo me. Più che altro è sottovalutato perché in Liga molti vogliono Suarez, ma è pazzesco. Paratona su Neymar. Neymar che reputo essere il giocatore più forte tra gli esterni quest'anno. È più forte secondo me. Di Messi non lo so perché non l'ho ancora provato, ma sicuramente è più forte di Ronaldo. Tra la versione IF di Ronaldo e le versioni IF di Neymar, scelgo Neymar tutta la vita. Sia per il prezzo, sia... non lo so. Mi piace di più Neymar. È proprio una cosa... anche l'anno scorso Ronaldo nelle versioni esterne non mi piaceva. Mi piace molto come punta Ronaldo. Qua a momenti recuperavamo il pallone. Se recuperiamo il pallone eravamo in porta. Vedete che c'è... non dico un buco in difesa, però non è compattissima. Neymar recupera bene il pallone. Tolisso. Ecco il tiro. Ah, qua. Palla in rete. Qua, ma fregato. Hanno aperto le marcature con questo gol. Allora, adesso rispondo. Gli argento di Premier non ho ancora avuto modo di provarli. Anche se mi hanno detto tutti che Gakpo ora è un mostro. Iniesta. Krikoviak. Io mi ricordo ai tempi quando Akbolaor costava più di 100k argento. E mi ricordo anche i bellissimi. Che gol questo. Ci sta facendo il culo questo. Ci sta facendo il culo. Un 1-2 pazzesco nel giro di pochi minuti. E gli avversari sono in difficoltà adesso. Ora l'importante è non prendere il terzo gol.
o prenderlo comunque dopo un po', perché se lo prendiamo adesso la partita posso anche quittare, non la riapro più. Le difese a 3 sembrano più scarse forse rispetto a pre-patch, ma questo non è mai fallo. Koulibaly, if, sì, l'ho provato, consigliatissimo. Anche perché costa 20k, cioè. Ovvio, probabilmente Neymar, 2-1, riaperta. Probabilmente potreste farvi Manolas, Barzagli, Manolas, Miranda, Miranda, Manolas come difensori con quei 17k che spendete per Koulibaly e la difesa rimane benissimo protetta. Però se avete soldi e volete provare qualche if, vi segnalo che sicuramente Koulibaly merita. Come, così come merita molto anche Tonelli. Un'ottima rete di passaggio. Cerca la porta. Cazzo, questo non ci voleva. Benzema, Martinez e COC, Griezmann, Iniesta, Koke, sì. Anche Benzema, Griezmann con COC, uno tra Iniesta e Koke. Ti segnalo Isco come trequartista, forse più di Koke. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Dani Alves. Non ci voleva prendere il 3-1. Perché pensavo... Tremolinas. Ora, stesso discorso di prima. Se prendiamo un gol è finita... Con uno la riapriamo. Krikoviak. Tremolinas. Qua ma porca. Questo sa giocare molto bene. Palla in palo laterale. Poi se Marcelo fa ste robe. Difesa in difficoltà. Neymar. Vela. Contrasto ruvido, vigoroso. Arbitro, questo era fallo, però se l'hai fischiata Iniesta prima lo devi fischiare anche a me. Con questo era un buon pallone al centrocampo. C'è spazio davanti a sé. Bene. Attenzione, ecco il gol. Ciao Andrea, alla prossima. L'attaccante chip più forte di Serie A potrei dirti Balotelli, però ormai chip forse Mandzukic. Mandzukic forse mi piace di più di Balotelli. Anche se ormai quelli di Serie A sono abbastanza cheap. Anche lo stesso Morata non credo costi neanche 5k. Tutto è pronto per la rimessa. Meglio una Bundes con Douglas Costa e Aubameyang oppure una Premier buggata con Vardy? Secondo me la Bundes è più forte di anche di una Premier buggata. Anche perché la Bundes ce li ha i suoi giocatori, per così dire, buggati, cioè sicuro. Poi io sono fan di Cianoglu, quindi ti dirò sempre la Bundes. Ah, poi prendiamo la Bundes, ce li hai i suoi giocatori, per così dire, buggati, a Thiago, Luis Gustavo, a centrocampo, che non sono buggati perché hanno una valutazione alta, però rendono di brutto. No, arbitro, cosa hai fischiato? Che palle sti tira in croce. Secondo me questo gol non è meritato. Ha fatto benissimo Stefano a salire. È vero, si è fatto trovare pronto. Dai, questo gol è perché l'ha deviata Pepe. Secondo me se non la deviava Pepe non entrava. Cioè prendere gol da un Titi, cioè no, eh. Capito che non stiamo giocando bene, ma sti gol a incrociare no. Benzema. Arriva l'intervento del direttore di gara. Anche perché la punizione da cui nasce il gol non c'è. Il portiere dice di a momenti all'incrocio. Calcio d'angolo per Iniesta. La mette in mezzo. Ancora un'occasione della perché batteria. Sto cross bruttissimo, ma è uscito.
può andare col cross. Ma io non voglio andare a crossare, volevo entrare e tirare di sinistro. E non me la si chiude fare. Qui una bellissima. Da Rocio Costa, Aubameyang, Ligan con la casetta e Lucas. Personalmente mi trovo meglio con la casetta e Lucas. Proprio per Aubameyang è il problema. Però nel se fai una Ligan hai meno scelta di uomini, perché alla fine ti ritrovi quasi sempre a scegliere i giocatori del PSG. Se a te va bene, la Ligan è un'ottima scelta. Se vuoi un po' più di varietà, sicuramente la Bundes ne offre di più. Neymar, perché hai tagliato? No, Benzema. Avevo l'attacco posizionato non male di più. Dani Alves. Soriano del Salisburgo non l'ho provato quest'anno. Se è forte come gli altri anni, forte. Mandzukic potrebbe essere il miglior attaccante della Serie A, Leaf. Sono curioso di vedere. Secondo me già al momento Morata è qualcosina più, è un pelino più completo. Però magari sono curioso di vederlo più che altro sui colpi di testa, perché in realtà è mostruoso. Mi sono giocato tantissima di questa partita su questo gol sbagliato da Vela, perché stavamo pressando bene e quello doveva essere gol. Vela, mi dispiace. Era pure sul sinistro, quindi non sei giustificato per le stelle piede debole. Allora, se è gol sbagliato, gol subito, è il calcio. Con un intervento facile. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Questo puzza di gol sbagliato, gol subito enormemente. Occhio al movimento dei compagni. Non te lo do al rigore. Qui esagerano con il tiki taka, finiscono per regalare agli avversari. Lucas cerca i compagni. Tekir, grande parata. Cosa ha preso? Non so chi tu sia, Diego Alves. No, sto passaggio, no. Valbuena. Contrasto pulito che ferma l'avversario. Sta meritando nettamente lui, però non mi toglierò nella testa che almeno un gol l'ho regalato. E ne ho sbagliato quello lì. Quello lì di Vela è assurdo sbagliarlo. Tanto pressing qui, non riesce a tenerla in campo. Va, allora, Pjanic prima versione ti direi di lasciarlo dov'è. Prendi il base che è già fortissimo. Krikoviak. Tolisso. Valbuena. No, sta partita non la riapro più, secondo me. A metri a disposizione. Benzema. Palo, ma il pallone torna in Benzema. Questo è un golazzo. Questo è il gollonzo dell'anno. Un tiro preciso. Il portiere. Crediamoci, ragazzi. Crediamoci. Delicati come i suoi per fare queste cose. Quante emozioni, soprattutto quanti gol. Punteggio sul 4-3. Contrasto ruvido, vigoroso. Neymar. Benzema. Perdono palla, l'azione sembrava interessante. No, sbagliato. Scusate, momento concentrazione. Benzema. Perché non è ancora finita sta partita. Vela. Dani Alves. Dani Alves. Questo è un errore grave. Vedete quanto si è spostato?
la pressione da me a lui. Guardate FIFA come fa cambiare la partita. Guardate, avete visto quanti passaggi ha sbagliato in uscita? Questo è proprio FIFA. C'è un giocatore a terra, potrebbe trattarsi di un problema muscolare. Iniesta. Noi siamo antisportivi al massimo e non metteremo il pallone fuori. Guadagna metri. Se filtrava sto pallone. Tranquillamente fra le braccia del portiere. Ora aumentiamo il pressing. Intercettano bene il pallone e provano a ripartire. Buono il recupero da parte del difensore. Parte il tiro. Avete visto però, indipendentemente da come finirà questa partita, come dopo aver fatto il 4-3 era cambiata l'inerzia. Con lui che sbagliava passaggi banali proprio in uscita. C'è stato quei 5 minuti che sono i 5 minuti più difficili, perché anche se segnate magari raddoppiate subito, quelli sono i 5 minuti che possono cambiare. Dovete stare particolarmente attenti appena dopo aver segnato e subito dopo aver preso un gol, perché infatti lui ci ha fatto due gol subito qua. È uno specialista fuori in questi gioco. Inserimenti alle spalle dei difensori, ma sta Campani ce l'ho, l'abbiamo usato nella partita prima. Abbiamo l'ultima azione. E Iniesta decide di regalare il pallone. E lui ce lo regala a me. Iniesta. Neymar. Prova in porta. Cosa ho preso? Super portiere. Calcio d'angolo importante a caccia del pari. No, non ci credo. L'arbitro fischia la fine. Gli ultimi minuti sono stati assurdi. Tolisso. Benzema l'ultimo minuto ci ha avuto una palla assurda. Succede, per carità, succede. Che ore sono? 16.08. Ho tempo per un'ultima partita, perché il Q&A è alle 17, se non sbaglio. E proviamo quindi Icardi come punta unica. Allora, la Serie A è questa. Facciamo 4-3-2-1, così posso tenere quel centrocampo qua. Allora, posso dirvi che entro questa settimana uscirà il primo episodio di NBA su YouTube. Entro la fine della settimana esce il primo episodio del MyGM. Più che altro, come riesce a mettere... No, meglio fare questo modo. Mettiamo quello che dice, va bene. Anzi. Ho Tolisso, Diaby, CDC e Moutinho. Più che altro Diaby non lega, perché dovrebbe giocare ancora. Ora è andato in Ligan. Ma se è andato in Ligan non hai bisogno di Matuidi. Matuidi potresti metterlo come mezzala al posto di Tolisso. Pastore no. Più che altro lo vedo più come trequartista Pastore, tutto lì. Sono ancora pensando a quella partita che ho perso.
L'ho persa male, male. Oddio, giochiamo. Ecco, vediamo questa. Potrebbe essere una partita interessante. Perché giochiamo contro uno che ha un ospite. Quindi giochiamo due contro uno. Contro i Barbo. Giochiamo contro i Barbo. Io ho in lista amici uno che ha i Barbo versione della Roma, che credo sia una delle carte più rare di tutto FIFA. Partiti. Ecco, due contro uno. Tecnicamente dovrebbe, se non sono capaci a giocare, perché magari, perché cambia tanto a giocare in due, sembra, dovrebbero soffrire tanto in difesa, in attacco potrebbero farci soffrire perché possono fare tagli e roba del genere. Però in difesa, se non sei abituato, potresti avere qualche difficoltà. E infatti secondo me si è messo, no, non si è messo in cazzo, pensavo si è messo ultra difensiva, invece no. Attenzione, il portiere ripugna, allontana. Buonaventura troppo lontano era. Però ci sta. Icardi ha già fatto meglio di quando giocava con Aguero in un attacco a due punti. Ci sono metri a disposizione. Roberto Firmino. Hanno perso palla. E stiamo provando proprio Guarin if come trequartista. Così capite. Volevo farvi cercare di capire perché lo reputo un ottimo trequartista, soprattutto per il tiro. Quadrado non trattiene, occhio alla possibilità. È ovvio che se sanno giocare in difesa no, vi potrebbero impedire, giocando contro due avversari, di fare i gol della merda, perché vanno a coprire. Quenea alle 17 inizia. Sarà la rimessa da parte del portiere. Allora, Pastore è un trequartista più classico. Se cerchi uno. Non trattiene, attenzione. Attenzione al tiro. Uno che fa tanti passaggi. Di Maria è molto più dinamico. Paradossalmente, Di Maria andrebbe bene come mezzala al posto di Tolisso, volendo. Perché è alto, alto di Warcraft. Corre, dà una mano dietro. Punta l'area. È forte anche Di Maria come trequartista. Forse come trequartista puro Pastore è meglio. E c'è il tiro. Grande parata. Prendiamo semplicemente la realtà. No, un trequartista come Di Maria può farlo, ma è quasi un esterno. Bonaventura. Strepitoso intervento del difensore. Non è quel trequartista classico come poteva essere un Rui Costa, eccetera. C'è la prateria per andare. È ammirevole che hai fatto ste skill. Peccato che ti sei giocato il contropiede. Ecco, Koulibaly stiamo usando, anche. I bar. Prima mi chiedevano se Florenzi poteva uscire nel... Sì, effettivamente uno tra Florenzi e Abbati potrebbe. Tutti e due mi pare un gol questa domenica. Tutti e due terzini ci potrebbe stare. Buonaventura. Chiellini... È dentro Chiellini, forse? Non è dentro Chiellini? Sicuro, intervento del portiere. Devo controllare adesso. Perché uno è Koulibaly. Chiellini, guarda qua. Nainggolan. Ecco, secondo me Buonaventura si meriterebbe un upgrade. Perché sta facendo una stagione pazzesca. Sembrava interessante. Koulibaly. E secondo me su FIFA ha troppo poco rispetto al suo valore reale. Non trova il compagno, palla in out.
Chiellini è in campo comunque. E l'altro difensore, cioè Koulibaly contro Koulibaly e Chiellini. Qua Nainggolan, fallaccio. Arriva la segnalazione, sarà calcio di punizione. Sì, Mandzukic, Chief e Candreva direi che sono abbastanza scontati. Palla con un ottimo tempismo, consentendo alla difesa di respirare. C'è spazio davanti a sé. Guarin, cosa sei mangiato? Si riparte col calcio d'angolo. Interrompe l'azione con un intervento. Pjanic, non perdere il pallone lì. Beh, ecco, questo è un fallo intelligente perché non vi danno mai giallo su FIFA. Però ferma trazione. Battono subito. Bella sta apertura. Occhio al suo movimento. Ma Chiellini. Nainggolan. Ibarbo. Chiellini. È un bel muro anche per un Ibarbo. Icardi. No! Non doveva allungarmi. È arrivato il cartellino, ammonizione che mi sembra sacrosanta. Sì, Pierluigi. Pacchetti no, perché siamo già in ritardo. Me li sto tenendo per il team of... Quando c'è il team of the year faremo praticamente uno streaming dedicato ai pacchetti. Yeah, apriamo 70.000 FIFA points. Non so come stia giocando Kubon all'estero. Che effettivamente è andata a giocare al West Ham, se non sbaglio. Vola sì. Ci saranno due minuti di recupero. Pjanic. Guarin. Fintone del portiere. Contanto che però prima ha fatto la cagata. Si fida molto. Ottimo. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. L'arbitro manda. Meglio Hamsik, Mertens, CLC. Forse Mertens è più forte. Un bel CLC di Serie A. Mertens è un'ottima scelta. Anche Hernanes è un'ottima scelta. Perché è veramente forte. Ha la velocità giusta. Ha un ottimo piede. Perché può tirare. Cioè, 5 stare piede debole. Se non sbaglio, Hernanes. Pallone. Tranquillamente fra le braccia del portiere. Quindi mettete in difficoltà le difese avversarie, perché non vi possono decidere. Come De Bruyne, non possono dire ok ti manda a sinistra, o nel caso di Ozil ti manda a destra. Perché se tu vai a destra, vai a sinistra, tiri uguale. Prova a andare. Mi stai irritando tu e le tue skill. Buona la sua prova nei primi 45 minuti. Rosso diretto. Rosso, espulsione che può condizionare le loro speranze di trovare almeno il pareggio. Visto? Rosso diretto, era scontato. Decisione dell'arbitro giustissima, niente da dire. Maicon e la chiude, vedete, ha fatto la cagata e l'ha subito bagata. Benissimo Stefano a salire. Un hit con valori bassi è consigliabile, dipende chi. Virtual sono avanti 2-0. Buona avventura. Cioè valori bassi ha comunque valori più alti della sua carta if, cioè della sua carta base un if. Prova ad andare, parata straordinaria come un gol. Palla in out, sarà corner. C'è l'intervento di Pugno. Ma come fai a proteggere bene il pallone? Potete o giocarvela, vabbè, sicuramente giocatori che hanno un alto valore di protezione è interessante. Potete giocarvela con i due grilletti dietro. Più che altro dovete stare attenti che quando fate il dribbling in corsa è molto più difficile, quindi potete mollare e poi riprendere.
L'azione sfuma qui. Poi è tutta questione di pratica. Ci sono giocatori molto più forti di me. Grande parata questa. Ed entra in rete. Gol. Quindi vuoi dire tra un Koulibaly e un Chiellini, per esempio. Il problema qual è? Il problema è che bisogna vedere da statistica a statistica, perché Koulibaly ha degli ottimi valori difensivi. Anzi, adesso appena recupero palla facciamo una bella cosa. Allora, Koulibaly, vedete, aggressività 88, forza 95, che non sono affatto male, intercettazione 78, cioè marcatura 81, scivolato 83, controllo sto in piedi 86, non sono male, sono delle ottime stat. Ovviamente Chiellini sono meglio, perché ha più di intercettazione, marcatura, precisione di testa, scivolate, contrasto in piedi, ha di più. Il problema è che magari Koulibaly pecca in passaggio. Lo stesso Manolas, secondo me, che ha 19 di tiro, se non ricordo male, se avesse 40 di tiro avrebbe un qualche punticino in più di valutazione. Cioè, è difficile dare un valore, perché magari un attaccante ha tiro 99, poi ha dribbling 15 e ha, magari gli date palla libero e non sbaglia mai. O magari a 99 di long shot, ma a finalizzazione pessima. Cioè, dovete verificare le statistiche in game. Non fermatevi a quello che dice la carta. Perché sennò Ronaldo sarebbe il più forte. E può essere considerato così? Secondo me no. Secondo me già Ibra mi è piaciuto di più. A me Ronaldo non mi ha fatto impazzire. Gli unici che sono... Il caso eccezionale, secondo me, sono le leggende. Perché quando provate Gullit o ve lo trovate contro, lui ha 90, che è un valore straordinario. Però già Robben ha 91, la versione inform che abbiamo provato prima. Ma quando provate Gullit con quel 90, ma con quelle statistiche che ha, sembra che abbia 99. Davvero, è assurdo Gullit. Probabilmente è il giocatore più forte se quest'anno è come quello sul 14, che ha avuto modo di provare perché non l'avevano prestato. Era una macchina, perché arrivavi fuori dall'aria e tiravi gol. 1,90 m che correva per tutto il campo senza mai fermarsi. C'è gente che Gullit lo metteva mediano davanti alla difesa, perché aveva talmente alti valori anche difensivi che poteva giocare tranquillamente in quella posizione. Qui abbiamo preso un pareggio. Tra l'altro, lo sfondo dietro fa molto stile, lo so. Adesso perdiamo sta partita e questa era la Bolasie Flick. Si avvicina all'area. Il Guaro risolve lui. Sì, è vero, è un cammino vero. No, comunque DLC per gli europei no, perché gli europei la licenza la ha Pro Evolution Soccer 2016. Quindi no, non ci potrà essere nulla degli europei su FIFA, tranne magari le carte, perché anche adesso è uscito le Team of the Group Stage, l'hanno chiamato, quindi la fase a gironi. Però non hanno detto di Champions League, perché non possono dirlo, però erano i giocatori che si sono contraddistinti nella Champions League. A questo punto, quando ci sarà l'europeo, faranno la stessa cosa e lo chiameranno team delle nazionali. Magari gli danno un'altra carta, viola, mi pare l'ultima volta che l'avevano fatti gli europei. Però qualcosa fanno, cioè hanno un'occasione d'oro per tenere alta l'attenzione sul gioco tutto l'anno con queste manifestazioni. Bella l'apertura per il compagno. Buonaventura.
Pjanic. No, Pjanic, che brutto passaggio. Buono il tackle, c'è spazio davanti a sé. Icardi. Il pubblico rumoreggia per questa occasione persa. Fallaccio. George Best è fortissimo. Fortissimo. Veramente una delle leggende più forti del gioco. La proviamo a chiudere. E sta fermo. Bruttissima questa posizione. Pessima. Pjanic la chiude. Vardy è forte, però secondo me è overprezzato perché costa più di Aguero al momento su Xbox. Tattica che uso? No, do solo qualche istruzione ai giocatori ogni tanto, ma non uso tattiche personalizzate, sinceramente. Ma sto studiando qualcosa anche sotto quel punto di vista lì. Abbiamo fatto 666 crediti. Interessante. Le avevamo dominate comunque, 12 tiri a 2. Bene, direi che salutiamo dei Blue Foxy, che è inglese. Hi. Direi che possiamo chiudere. Lore... Vediamo se viene qualcuno a chiudere il live. Vi faccio vedere chi devo vendere, perché ce n'è un sacco di vendere, se no mi devo alzare. C'ho due De Bruyne, c'ho un po' di giocatori da vendere, non valgono tantissimo, tranne forse De Bruyne e Pjanic, Vidal e forse Cech. E forse Marcelo, ma neanche lui. Boh, non viene nessuno, quindi direi che vi saluto. Vi ricordo che se avete un culo più culo dell'anima, c'è l'uomo partita Suarez con 94 di valutazione nei pacchetti fino a stanotte. Oppure ci sono comunque ottimi giocatori come Lam, Di Maria, Hummels, un po' li abbiamo visti oggi. Ci vediamo tra mezz'ora con il Q&A. Io adesso mi devo alzare. Buon Natale. Probabilmente, non so se usciranno altri video su YouTube, però io ve li inizio a fare. Buon Natale a voi e a vostre famiglie. E bye bye. Sì, uso la tattica predefinita su FIFA. Tattica predefinita, ovviamente. Bye bye.